Ristorante Vecchio Frantoio a Badalucco, Bar Trieste di Ciuffo d'Oro, cordialità e simpatia. Impresa di servizi GGM, per pulire davvero, via Zeffiro Massa 226. Edicola Fratelli Ormea, libreria edicola, tabletteria informatica in via Dante 7 a Sanremo. Comunale nell'occhio del ciclone Artemide per questo anticipo della 25esima giornata del campionato di seconda categoria. Sanremese e Bardineto sono attese dal fango di un terreno di gioco ai limiti della praticabilità e da un'atmosfera resa incandescente, come potete vedere dalla tifoseria organizzata, ad un vero e proprio spareggio promozione. Dalla postazione cronaca un saluto agli amici di Gol TV da parte di Gerson Maceri e Roberto Ormea, qui in postazione per commentare questo anticipo del 25esimo turno di campionato, un turno che potrebbe dire una parola definitiva sul discorso promozione. Il Bardineto, primo in classifica con 46 punti, attende la Sanremese che viaggia a quota 40 al terzo posto. Altarese che sarà protagonista del turno di domani, quello domenicale consueto, quindi starà alla finestra questa sera. Partita che dirà molto in chiave primo posto per la Sanremese, che vincendo potrebbe andare a meno 3 per la prima volta nel suo campionato. Andiamo subito a leggere le formazioni prima del calcio d'inizio, partendo dagli ospiti del Bardineto che schierano Bogliolo in porta, poi Cassullo, Torrengo, Sansalone, Degola, Nichi Forel, Carparelli, Salvati, Covona, Perrone e Nan. A disposizione dell'allenatore il signor Giampaolo Zunino, vi sono col numero 12 Fasano, il 13 Andretto, 14 Ciravegna, 15 Fiorillo, 16 Sant'Elia, 17 Zennaro. Per quanto riguarda invece la Sanremese, nella canonica tenuta bianco-azzurra, in porta Anfossi col numero 1, poi 2 Politi, 3 Torres, 4 Soscara, 5 Piccolo, 6 Costamagna, 7 Cuneo, 8 Borgnas, 9 Scaburri, 10 Teti, 11 Berteina. A disposizione allenatore il signor Fabrizio Gatti, Volpone, Ventimiglia, Correnti, Cagnacci, Gatti, Petruzziello e De Mare. Partita che è iniziata da un minuto circa con 5 di ritardo sulla scaletta ufficiale, con la Sanremese subito in possesso palla nella metà campo del Bardineto. Il colpo di tacco di Teti a innescare Berteina è troppo corto, ma è ancora Teti che s'avventa su questo pallone. Il Bardineto riesce a salvarsi in extremis. Atmosfera incandescente, dicevamo, con gli ultras, la tifoseria organizzata presente in tribuna a incitare la Sanremese con una coreografia degna sicuramente di altri palcoscenici. Sarà sicuramente una delle chiavi di questa partita, che potrebbe essere anche decisa dal fattore ambientale. Un Bardineto sicuramente non abituato a giocare in questi contesti, mentre i tifosi a Sanremese che stanno veramente regalando un colpo d'occhio e soprattutto un effetto a livello sonoro di ben altra categoria. Secondo minuto di gioco, Sanremese che cerca di installarsi stabilmente nella metà campo del Bardineto, che prova adesso a uscire palla al piede con il numero 7 Carparelli, che viene fermato però molto bene sulla fascia destra da Politi. Sanremese che prova a impostare al centro con Piccolo, poi Soscara prova a portare avanti questo pallone, si allarga sulla fascia sinistra cercando il movimento dei suoi. Ancora Soscara si rifugia in mezzo per Costamagna, che cerca il suggerimento di prima intenzione, palla che rimbalza sul corpo di un compagno. Allora Sanremese che è costretta a ricominciare 20 metri più indietro, ancora con Borgna che agisce come al solito da play basso, apre sulla destra per Politi, ancora Borgna al quale è demandato l'inizio dell'azione. Il lancio lungo in profondità a cercare lo scatto di Scaburri, ma viene anticipato Berteina dal numero 3 del Bardineto Torrengo. Rimessa laterale ancora per la Sanremese, serie di batti e ribatti sulla tre quarti, alla fine è Teti che riesce a impadronirsi del pallone, lo scambia con Politi in proiezione offensiva, prova a mettere questo pallone in mezzo a metà strada fra la difesa del Bardineto e il centrocampo della Sanremese, preda di quest'ultimo. Il lancio lungo in profondità, ancora a cercare lo scatto di Politi, pallone che schizza sul terreno di gioco reso veramente un pantano dalle piogge torrenziali di oggi, rimessa dal fondo dunque per il Bardineto. Bardineto che nel 2014 viene da 5 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, 19 punti in 10 gare. Meglio ha fatto la Sanremese con 7 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, 23 punti in 10 gare, una media di 2,3 a partita, che è frutto anche e soprattutto delle ultime 4 vittorie consecutive che hanno proiettato gli uomini di Fabrizio Gatti al vertice della classifica. E viene da pensare che campionato sarebbe stato senza quell'inizio infausto in cui la Sanremese per lunghi tratti ha veleggiato nella penultima posizione di graduatoria,
con una vittoria che tardava a venire, arrivata dopo 7 turni, in coincidenza dell'arrivo di Fabrizio Gatti sulla panchina della Sanremese. Il Bardineto che prova adesso a uscire palla a terra, non è la soluzione adatta però, e allora Sanremese che prova ancora a ripartire con Soscara. Lancio lungo in profondità a cercare Scaburri, che addomestica molto bene con l'esterno, il pallone dentro per Bertain, attenzione, si allunga il pallone, scivola al momento della conclusione, non riesce, e si trattava di Cuneo, col sinistro non riesce a inquadrare lo specchio della porta, si frappone in maniera decisiva Bogliolo, dunque prima occasione da gol quando siamo giunti al quarto minuto di questo primo tempo, capita sui piedi di Cuneo, che davanti a Bogliolo non riesce a trovare la zampata mancina che sarebbe risultata decisiva. Bardineto che si salva, intensità della burrasca che si attenua, ovviamente c'è il rischio che il terreno possa andare deteriorandosi col passare dei minuti, condizioni già precarie soprattutto qui sotto la nostra postazione cronaca, proprio di fronte alla tribuna notiamo ampie pozze che potrebbero pregiudicare il gioco palla terra delle squadre, che infatti soprattutto la Sanremese in questo inizio stanno affidando a lanci lunghi in profondità. Tanto c'è un fallo da parte di Teti ai danni di Nicky Forel, che conquista un calcio per la prima volta. Il Bardineto dopo 6 minuti di gioco riesce a superare la linea di centrocampo con il possesso di palla. Calcio di punizione di cui si incarica col numero 4 Pietro Sansalone, vice capitano della squadra valbormidese, che come la Sanremese è una neopromossa. In estate la fusione col Bastia, che aveva vinto lo scorso campionato di terza categoria proprio davanti alla Sanremese. Seguiamo però questo calcio di punizione prima di raccontare alcuni aneddoti su questa sfida, che ha una storia recentissima ma già ricca di episodi. Scaburri cerca lo scatto di Cuneo, che è più veloce del suo diretto marcatore, però chiude molto bene in anticipo ancora una volta Torrengo. Sanremese che dà l'impressione di poter far male ogni qualvolta riesce a imbeccare in profondità i suoi tre assi offensivi. Costamagna lotta a centrocampo come un leone, riesce a recuperare palla poi il compagno Borgna, l'arbitro però fischia un fallo commesso ai danni di Salvatico. Bardineto a trazione anteriore, che nelle ultime 2 giornate però ha colto solo 2 pareggi, un 3-3 contro lo Speranza in trasferta, poi nell'ultimo match il 2-2 agguantato nel secondo tempo contro la capolista a pari merito Altarese, un pareggio quello fra le due squadre valbormidesi che era stato auspicato da Fabrizio Gatti alla vigilia proprio per ridurre il gap nei confronti di queste prime posizioni, che possono valere o l'accesso diretto in prima categoria o un posizionamento migliore nella griglia playoff. Come ricordiamo sempre, il secondo posto può garantire anche il passaggio del turno con 2 pareggi, dunque Sanremese alla ricerca delle migliori condizioni poi per la coda del campionato o eventualmente poi per la promozione diretta, che al momento sembra molto difficile, però mai dire mai. Questa Sanremese, questo scorcio di 2014, ha mostrato una superiorità netta nei confronti di tutte le altre contendenti. Lancio troppo lungo in profondità per Bertaina, che giostra in questo inizio di partita sulla fascia sinistra, largo a destra invece Cuneo a completare il trio delle meraviglie offensivo. C'è Scaburri al centro che funge un po' da boa, il giocatore di riferimento, l'uomo che ha cambiato completamente il volto offensivo della squadra. Allontana in affanno il numero 4 Sansalone, ancora Sanremese che prova a ripartire, ma c'è il break da parte degli uomini in maglia nero-verde. Non si concretizza però questo possesso palla. Adesso Scaburri addirittura che torna a centrocampo per contrastare l'azione di Torrengo, che poi è costretto a lanciare lungo nella terra di nessuno, dove Anfossi può uscire a brancare impresa e rilanciare l'azione dei suoi. 8° minuto, Sanremese Bardineto ancora ferme sullo 0-0 in questo anticipo della 25esima giornata del campionato di seconda categoria. Sulla destra Politi scambia con Cuneo, Cuneo cerca il cross col sinistro a cercare il cambio di gioco
per Berteina, poi il tiro al volo da parte di Costa Magna che mette subito in mostra le sue qualità tecniche superiori alla media. La conclusione che sibila di poco a lato del palo difeso da Bogliolo. Dunque Sanremese ancora una volta vicina al gol. Seconda occasione nei primi 9 minuti, sintomatici di una Sanremese che vuole assolutamente vincere questa partita. Il pareggio servirebbe a poco, solo a consolidare una posizione playoff che però, al di là della mera matematica, sembra in cassaforte, in ghiacciaia per la Sanremese, in virtù proprio delle prestazioni ottenute nelle ultime partite. Lo ricordiamo ancora una volta, nelle ultime 9, 7 vittorie e 2 pareggi. Attenzione alla profondità cercata da Vona per Carparelli, Salvatore Carparelli, fratello del più famoso Marco, ex di Genoa e Pisa. Dicevamo, un Bardineto a trazione anteriore con tanti giocatori di qualità. Oltre al già citato Carparelli abbiamo Angelo Santanelli, capace la scorsa stagione di mettere a segno 9 reti nella seconda parte di stagione, che è valsa l'Albenga la promozione in prima categoria. Intanto seguiamo il cross di Berteina che scavalca tutti, dall'altra parte c'è Cuneo che prova a rimetterla in mezzo, non riesce a trovare impatto pieno con la palla, allora è ancora Carparelli che prova a perfezionare il disimpegno, il lancio lungo in profondità, sbaglia però col sinistro, rimessa laterale a favore della Sanremese. Dicevamo, Bardineto che in avanti ha giocatori di caratura superiore, sicuramente da prima categoria, ricordiamo anche Antonio Chiccovona, un bomber senza età, suo apporto, l'esperienza anche nel lavoro per la squadra. Lo vediamo con il numero 9 al centro dell'attacco, un giocatore che non solo è grande finalizzatore ma anche grande uomo squadra, importanti le sue sponde, i suoi appoggi per i compagni di reparto. Fase di batti e ribatti a centrocampo con condizioni di terreno di gioco che si stanno rivelando leggermente migliori del previsto, complice anche una certa attenuazione del fenomeno temporalesco che ha colpito Sanremo nel tardo pomeriggio, pochi istanti prima del calcio d'inizio. Comunale nella bufera con gravi difficoltà addirittura a riuscire a distinguere nitidamente le scritte presenti nella gradinata dinanzi a noi. Tanto sale l'incitamento dei cani sciolti e degli irriducibili presenti oggi sugli spalti del comunale, tutti in tribuna oggi viste le condizioni meteo. Scaburri all'indietro per Borgna che cerca in profondità Cuneo che non trova l'aggancio volante. Ottima però l'iniziativa da parte del regista sanremese, buona anche l'incursione di Cuneo. Sanremese che, lo ribadiamo ancora una volta, in questo inizio di partita sembra trovare con discreta facilità la via verticale. Fondamentale questo dettaglio in una partita in cui certamente il gioco a terra non sarà protagonista. Prova adesso Vona a far respirare la squadra, a far salire la propria squadra. Attenzione sulla destra a Nicky Forel, poi il cross di Carparelli a cercare dentro l'area Vona che viene scavalcato, poi c'è il break, l'intercetto da parte della Sanremese, il lancio lungo in profondità per Scaburri che si tramuta in un passaggio a Bogliolo, peraltro insidioso visto il rimbalzo del pallone prima di terminare la sua corsa fra i guantoni dell'estremo difensore valbormidese. C'è il fallo su Teti, poi Borgna allontana con metodi poco ortodossi il giocatore che aveva commesso il fallo. Si trattava di Omar Salvatico, di Oscar Salvatico, rimasto a terra il numero 10 della Sanremese, che prova adesso a rialzarsi. Ancora un po' di confusione in mezzo al campo con Vona che va a discutere con l'arbitro. Teti, la testata ricevuta, gli frutta il cartellino giallo. Vedremo se sarà l'unico provvedimento disciplinare preso dall'arbitro. Sembra proprio di sì. Intanto ancora scintille fra Piccolo e Nicky Forel, situazione che non accenna a calmarsi.
avevamo detto Bardinetto-Sanremese, uno scontro dalla storia recente ma già caldissimo. La scorsa stagione in terza categoria, partita sospesa sull'1-1 a Bardinetto, l'arbitro a 10 minuti dal termine ha deciso di rientrare negli spogliatoi, secondo l'allenatore del Bardinetto Cordiale, per sfuggire alle ire, alle minacce dei tifosi della Sanremese accorsi nel Savonese, secondo invece la dirigenza della Sanremese per le intimidazioni ricevute dai giocatori del Bardinetto in occasione di una punizione discutibile. Fatto sta che la partita si è ripetuta, ma da quel momento lì sicuramente i toni, i rapporti fra le due squadre, fra le due società, non sono sereni. Lo vediamo anche in questa occasione con questa baruffa che ormai dura da un minuto e mezzo. Sarà sicuramente un dettaglio di cui tener conto poi a fine primo tempo, quando verrà stabilito il recupero. Pallone messo in mezzo, pallone che rimane in area, prova a saltare ancora un giocatore della Sanremese, palla che carambola sui piedi di Bertegna, che prova ancora a rimetterlo in mezzo, fa muro il Bardinetto che prova a allontanare con Nicky Forel ma rimane in the box. Ancora il pallone messo in mezzo, non riesce a uscirne. Teti prova la conclusione da fuori area che sorvola l'incrocio dei pali. Anche dal punto di vista dell'agonismo la Sanremese sembra superiore in questo avvio di gara. Chiediamo subito un parere anche a Roberto Ormea, uno dei capi storici della tifoseria biancazzurra. Una Sanremese che sembra entrata veramente col piglio giusto, decisa a vincere la partita, non specula sul pareggio sicuramente. A me sembra che si stanno comportando bene. Devo dire che la classifica è un po' relativa, diciamo che la Sanremese merita molto di più. Devo dire che ha, oltretutto, il Bardinetto ha una partita in meno e deve fermarsi una settimana, quindi se portiamo a casa il risultato si può dire che siamo quasi sicuri promossi. Ecco, riassumiamo questa situazione cui accennava Ormea. Sanremese che è distante 6 punti dal Bardinetto. Attenzione però a questa azione di Nicky Forel, diamo la precedenza ovviamente alla cronaca. È rimasto un giocatore però a terra, si tratta di Ivona, colpito forse a palla anche lontana. Dicevamo, Bardinetto avanti di 6 lunghezze sulla Sanremese, ma Bardinetto che ha giocato una partita in più. Dunque, se la Sanremese dovesse vincere lo scontro diretto di questa sera, andrebbe a meno 3 con una gara in meno che potrebbe permettere anche il riaggancio. Quindi Sanremese che vincendo questa sera si vedrebbe spalancate le porte per il secondo posto, in attesa poi di quello che farà l'Altarese, che è stata la protagonista, forse non la più forte del campionato per valori assoluti, ma sicuramente la più continua. Ha impolito un giocatore di qualità eccelsa in avanti, un giocatore che ha fatto la differenza in promozione la scorsa stagione, lo ricordiamo ad ogni occasione. Dunque Sanremese comunque che può lottare ancora per traguardi prestigiosi, lo farà sicuramente fino alla fine, ma il primo mattone lo deve mettere questa sera. Intanto Fabrizio Gatti in campo per cercare di calmare le acque, al suo bel da fare per placare i giocatori. Effettivamente il Bardinetto, forse vistosi un po' messo in difficoltà in questi primi minuti, ha cercato di incattivire un po' la partita proprio per cercare di nervosire, di rompere i ritmi della Sanremese che finora è stata praticamente perfetta. Ora il lancio in profondità per Vona, anticipato molto bene dalla difesa. Prova la conclusione al volo, il numero 8 salvatico colpisce in malo modo. Pallone che termina in fallo laterale, dunque sarà rimessa per la Sanremese. Sarà il numero 2 Politi a incaricarsi della battuta quando siamo giunti al 18° minuto, risultato sempre fermo sullo 0-0. Sanremese che però sta dimostrando una netta superiorità, non condita però da una pressione costante e continua. Due occasioni però di quelle importanti da rete, con Cuneo al quarto minuto. Attenzione ancora Cuneo sulla destra, una vera spina nel fianco della difesa valbormidese, allontana in scivolata San Salone, ma è ancora in affanno il Bardinetto che non riesce a disimpegnare in maniera rapida e precisa. Ne è testimone questo rilancio nel nulla dell'attacco da parte di Perrone. Sale ancora alto l'incitamento dei tifosi della Sanremese che probabilmente sentirete in sottofondo.
Pallone ancora per Cuneo, che è sempre nel vivo dell'azione. Pallone dentro per Scaburri, si coordina per il tiro, poi cambia idea, prova il doppio passo. Pallone ancora dentro per Cuneo, se lo allunga sul fondo, cerca di metterlo in mezzo, in scivolata, interviene provvidenzialmente Degola. Primo calcio d'angolo della partita a favore della Sanremese. Sarà Bertain a batterlo col suo sinistro. Pressione che aumenta quando stiamo per entrare nel cuore di questo primo tempo. È Bertain a sistemare il pallone. Chiama lo schema. Pallone teso in mezzo. Traiettoria pericolosa allontanata dai difensori del Bardineto. Poi ancora una volta il rinvio lungo nella terra di nessuno, presidiata in questo momento dal solo Costa Magna, anzi si trattava di Piccolo. Bardineto in difficoltà, Sanremese che ne deve approfittare. Rimessa laterale sulla sinistra per Torres. Buona questa soluzione di Bertain in profondità per Scaburri, che viene però disorientato dalle finte di Sansalone. Guadagna comunque, una rimessa laterale in zona offensiva. Forgione per Teti, pallone contratto, messo in mezzo. Costa Magna prova ancora a cercare Bertain nel cuore dell'area, posizione regolare, palla all'indietro per Teti che mette in mezzo col sinistro. Non riesce però a raggiungere i compagni. Sarà rimessa laterale ancora in zona pericolosa per la Sanremese. Teti per Torres, che gode di discreta libertà, può caricare il sinistro per andare al cross. Lo fa in un secondo momento, conquista ancora una occasione di andare a calciare dalla bandierina. Ed è ancora Bertain a sistemare il pallone con le sue traiettorie tagliate. Potrebbe mettere in difficoltà una difesa comunque granitica. Pallone questa volta tenuto basso, mette comunque in difficoltà la difesa. Poi Piccolo che apre dall'altra parte per Cuneo, posizione regolare, palla in mezzo, non ci arriva nessuno, né Scaburri né Bertain in proiezione offensiva. Bellissimo il traversone di Cuneo a cercare la zampata, il tap-in decisivo, non ci arriva però nessun compagno e Sanremese ancora una volta vicino al gol. 21esimo minuto del primo tempo, 0-0 il risultato, ma Sanremese che ha collezionato già tre nitide palle gol. Bardineto che deve scuotersi, non è facile, è un Bardineto che comunque soffre storicamente il comunale di Sanremo. Ricordiamo, inizio campionato ha pareggiato per 0-0 contro la Virtus, una Virtus assolutamente non paragonabile a quella odierna, una squadra in netta difficoltà che col Bardineto ha trovato un risultato a sorpresa. C'è Cordiale in panchina che incita i suoi, prova a far avanzare il baricentro ai suoi centrocampisti, un Cordiale che al di là dell'episodio citato di questo Bardineto Sanremese 1-1 dell'anno scorso, personaggio che ama creare conflittualità molto spesso probabilmente ad arte. Attenzione a Cuneo, intanto poi andremo a raccontare ancora di Fabio Cordiale. Sulla destra Politi, lo scambio con Costa Magna non si perfeziona, intervento in due tempi da parte della difesa del Bardineto che libera ancora una volta senza un preciso obiettivo. E allora è Sanremese che può riprendere il gioco all'indietro con Anfossi che si allunga il pallone, brivido sulla schiena dei tifosi della Sanremese. Torres elude l'intervento di Nicky Forel, appoggia ancora il centro per Borgna che lancia lungo per Cuneo, confida nel liscio dei difensori, ma Torrengo questa volta è sicuro. Poi a centrocampo si lotta tenacemente, Teti commette il fallo. Dicevamo, Cordiale che nelle settimane precedenti alla partita aveva anche polemizzato con l'Altarese, una squadra a cui a suo dire erano stati concessi diversi rinvii, mentre il Bardineto era sempre stato costretto a cercare un campo di gioco alternativo a quello valbormidese invaso dalla neve.
cosa che sempre secondo il mister Bardinetto avrebbe comportato costi e disagi non indifferenti. Dunque tutto si può dire, ma non che Cordiale non sia uno stratega a livello anche mentale, a livello psicologico, un personaggio che ama le conflittualità, dicevamo un po' alla Mourinho, se vogliamo fare un paragone irriverente. Tanto attenzione a Salvatico, cerca un pallone in mezzo senza senso il numero 11 Nan, molto in ombra in questo inizio di match. Nessun problema, ancora guanti intonsi per Anfossi, che procede al rinvio. Bardinetto, espressione di un paese di 650 abitanti nella Val Bormida, sulla riva dell'omonimo torrente, il Bormida, società rinata nel 2008 dopo varie vicissitudini, come dicevamo in estate, la fusione col Bastia, che ha portato sicuramente un'iniezione di capitali importanti per quello che riguarda la categoria. Tanti gli acquisti, addirittura 14, squadra che non ha comunque avuto difficoltà a ingranare, al contrario della Sanremese, che però più che un problema di uomini e di qualità ha sofferto proprio dal punto di vista soprattutto direi atletico. Una squadra un po' demotivata, una squadra sfiduciata, che Fabrizio Gatti ha preso in mano sul fondo della seconda categoria, portandola al vertice dall'alto della sua esperienza. Gatti, conosciamo tutti, è stato un po' il Ferguson del Ventimiglia per oltre 10 anni, a cavallo fra eccellenza e promozione, con risultati lusinghieri. Poi questa esperienza, un po' una scelta di cuore dettata anche dalle insistenze dei figli che giocano. Proprio nella Sanremese. Sanremese che, come da dettami della dirigenza, presidente Colangelo, il nuovo socio Graglia, vuole raggiungere al più presto la promozione, una categoria che è economicamente sostenibile per questa dirigenza. Intanto attenzione a Cuneo, allo spazio per il tiro, poi esce dalla traiettoria ideale, mette questo pallone in mezzo per Scaburri, che viene allontanato però dalla difesa del Bardinetto, ma ancora Sanremese viva sulla sinistra con Berteina, che carica il cross col sinistro, conquista ancora un calcio d'angolo che andrà a battere proprio lo stesso Berteina. Sanremese che, quando siamo giunti al 27esimo minuto, ha una nuova occasione per sbloccare il risultato. Ancora Berteina col sinistro, 4 gli uomini in area, 5 adesso, pallone sul primo palo, addirittura passa dietro la rete, e il terreno ovviamente sta mettendo in difficoltà, dura prova, soprattutto i giocatori più tecnici. Abbiamo visto molto spesso Borgna, Costamagna affidarsi al lancio lungo, proprio perché risulta impossibile al momento, e probabilmente sarà così fino alla fine, giocare col pallone a terra. Rimessa dal fondo che sarà affidata da Bogliolo al compagno di reparto Torrengo. Rilancio lungo oltre la linea di centrocampo, svetta però la difesa della Sanremese, ancora ping pong a centrocampo, poi c'è il fallo da parte di Nan, che si appoggia sulla schiena di Borgna, conquista calcio di punizione importante perché permette alla Sanremese di dare continuità a questa pressione che ormai da diversi minuti sta portando a ridosso dell'area. Pallone tagliato in mezzo, svetta la difesa del Bardinetto, ma attenzione alla spizzata sul secondo palo, prova Cuneo il tapin con la testa, ancora calcio d'angolo, ancora Bardinetto in affanno, ancora Sanremese presenta in zona offensiva con efficacia e pericolosità. Altro pallone che viene scodellato al centro, sul secondo palo c'è Berteina che perde il tempo per l'aggancio, pallone che però rimane vivo, avrebbe potuto colpire al volo il giocatore numero 11 della Sanremese se il difensore del Bardinetto non avesse lisciato il pallone. La palla che rimane lì, ancora il Bardinetto che è costretto a rifugiarsi in un lancio lungo che però non trova un destinatario. E allora Sanremese, pallone che rimbalza, attenzione il rischio corso dalla difesa nero-verde con Degula e Sansalone che si aspettavano l'uscita di Bogliolo. È intervenuto Cuneo
a dar fastidio. Rimbalzo che non gli ha consentito di l'intercetto di testa, ma l'inerzia della partita è chiara. Bardineto che, volente o nolente, sembra volersi e doversi accontentare del pari. Costamagna lungo ancora in avanti per Scaburri, allontana ancora Sansalone, poi Torres, pallone filtrante in mezzo per Scaburri, sul quale interviene in anticipo Bogliolo coi piedi. Non si fida a intervenire con le mani e fa bene l'estremo difensore del Bardineto, che mette in rimessa laterale. Bertina lascia l'incombenza a Torres Forgione. Pallone dentro a cercare la testa di Cuneo, che però viene anticipato, poi Borgna non riesce a controllare il pallone, fa peggio di lui Nichiforel, che allontana in rimessa laterale. Predica calma cordiale, ma è un Bardineto in difficoltà. Forgione, ancora l'anticipo su Berteina, che si sta spendendo con grande generosità sull'out di sinistra. Pallone per Cuneo, che svaria anche egli da destra a sinistra alla ricerca degli spazi a lui più congeniali. Questa volta però non riesce il controllo. Calcio di punizione per il Bardineto, che può respirare quando siamo giunti proprio ora alla mezz'ora di questo primo tempo. Risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Rilancio lungo, Vona impatta su Costamagna, che incassa il colpo, poi Borgna, pallone però ancora in movimento, non è buono il lancio dunque per Cuneo, che sembra poter essere proprio l'elemento capace di fare la differenza. Sicuramente non è un punto di riferimento per la difesa, perché sta veramente svariando da destra a sinistra. Costamagna Soscara al centro a cercare l'incornata di Berteina, che la mette proprio sotto la traversa. Passa in vantaggio la Sanremese al 31esimo minuto. Il gol è di Berteina. Il cross splendido è stato scoccato da Soscara, ma l'incornata non è certo la sua specialità. Eppure Berteina è riuscito a beffare Bogliolo, che non si aspettava questo pallone teso proprio fra il suo guantone e la traversa. E adesso Berteina va a esultare sotto la tribuna occupata dai tifosi della Sanremese, che stanno creando una vera e propria bolgia con fumogeni bandiere a riscaldare un'atmosfera già calda. Comunque Bardineto completamente in balia, lo vediamo anche da questo calcio d'inizio che è stato malamente sprecato. Adesso la Sanremese deve assolutamente continuare a premere sull'acceleratore, perché il Bardineto sembra veramente aver accusato il colpo, già in difficoltà prima del vantaggio, ma è ancora notte fonda per la squadra allenata da Fabio Cordiale. Soscara, con grande esperienza, alleggerisce sulla destra, dove Politi scappa al suo diretto avversario. Il lancio lungo in profondità è ancora buono per Scaburri, che però viene ostacolato nel suo tentativo di rincorsa da parte di Degola. Buono l'intervento del difensore nero-verde, dunque Bardineto che prova a risalire il campo, ma ancora una volta perde il possesso appena superata la linea mediana. Scaburri lavora molto bene questo pallone, scaricandolo sulla destra per Politi. Politi, la Veronica per aggirare Carparelli. Soscara per Costamagna, allarga il gioco sulla sinistra per Torres Forgione, che prova ad accentrarsi col sinistro. L'intervento a gamba tesa pericolosissimo da parte del numero 11 Fabio Nan. Inevitabile il provvedimento disciplinare, cartellino giallo, e forse gli è andata ancora bene. Si va a scusare il numero 11 del Bardineto, ma l'intervento completamente fuori tempo e pericoloso, poteva avere gravi conseguenze. Fabrizio Gatti controlla i suoi, ci sembra piuttosto tranquillo in questo inizio di match. Effettivamente una Sanremese fin qui perfetta, totalmente diversa da quella di qualche mese fa, insicura, senza
un'idea di gioco senza la convinzione adatta. Ora una squadra consapevole dei propri mezzi, consapevole del proprio obiettivo e soprattutto consapevole che questo obiettivo è veramente vicino e dipende soltanto dalle proprie prestazioni. Calcio di punizione dunque per la Sanremese, 34esimo minuto, sarà probabilmente Teti ad incaricarsi della battuta in mezzo. Vediamo già largo Cuneo pronto a convergere verso il centro, anche Borgna vicino al pallone. Atmosfera veramente d'altra categoria qui allo Stadio Comunale di Sanremo, nonostante il tempo inclemente, nonostante la differita televisiva. Teti organizza la barriera a tre, Bogliolo prova a rientrare in campo anche se dolorante Torres Forgione, che comunque sembra essere in grado di proseguire il match. Intanto Teti, la battuta di questo calcio di punizione tesissima, la deviazione di un difensore e Bogliolo è costretto a mettere il pallone in calcio d'angolo. Solo Sanremese in questi primi 30 minuti di primo tempo. Bardineto alle corde, Bardineto che non sta onorando la classifica. Altro calcio d'angolo, altra traiettoria in mezzo, altra respinta in affanno. Berteina col sinistro, altra traiettoria insidiosa, ci arriva Politi sul secondo palo. Sanremese che raddoppia subito al 35esimo minuto. Politi sbuca sul secondo palo e mette completamente in crisi la difesa del Bardineto, che soccombe per la seconda volta. Partita che sembrerebbe essere chiusa già dopo 35 minuti. Tifosi che stanno mettendo letteralmente a ferro e fuoco, ovviamente in senso benevolo, lo spicchio di tribuna loro destinato. 2-0. L'1-2 firmato Berteina a Politi sta decidendo il big match, l'anticipo di questa 25esima giornata del campionato di seconda categoria. Cordiale si rivolge con parole non certo tenere con i propri giocatori in difesa, esclamando ma come si fa, ma come si fa. Effettivamente la traiettoria di Berteina era sì insidiosa, però c'è stata una dormita da parte di tutto il settore che ha atteso che la palla sfilasse sul fondo, pallone che invece è arrivato sul secondo palo, dove Politi è stato bravissimo a crederci, bravissimo a effettuare quel colpo di reni necessario per arrivare all'appuntamento col pallone con il 2-0 che dicevamo sta perfino stretto a una Sanremese che sta sfoderando una prestazione come altre volte in campionato l'hanno vista fare, ma contro avversarie impegnate nella lotta per la retrocessione, non certo contro un Bardineto primo in classifica, giunto con grandi credenziali e soprattutto forte di un reparto offensivo che è stato giudicato uno dei migliori della categoria. Tanto tifosi da Sanremese che, come avevamo un po' chiamato pochi istanti fa, se la stanno prendendo in maniera non certo elegantissima con l'allenatore del Bardineto, ma questo fa parte dell'importanza della posta in palio, fa parte dell'antagonismo che è sorto nelle ultime due stagioni e fa parte anche dell'atteggiamento provocatorio dell'allenatore del Bardineto, che viene così affrontato alla pari, senza timori. Il pallone di Borgna scaraventato in avanti, Scaburri ci si avventa ma non riesce a intercettarlo. Poi il calcio di punizione a favore di un Bardineto che nell'intervallo dovrà assolutamente trovare alternative al proprio gioco. Cordiale adesso se la prende anche con l'arbitro, uno one man show. Tanto gioco fermo, ne approfittiamo ancora per scambiare una battuta con Roberto Ormea. Dicevamo, una Sanremese che gioca sul velluto contro un Bardineto che non sembra una squadra capolista ma una squadra impegnata nella lotta
per la retrocessione, peraltro con esiti non positivi. Infatti, decisamente mi sembra di vedere due categorie in campo. La Sanremese è nettamente superiore, a parte due splendidi gol che ha fatto, ha avuto delle bellissime occasioni. Mi sembra che il Bardinetto abbia dormito un po' troppo. Se il secondo tempo giocano come questo primo tempo, finirà 4-0. Si sbilancia dunque Ormea nel pronostico. Un Bardinetto che effettivamente fin qui abbastanza deludente, per usare un eufemismo. Teti prova a lanciare in avanti Cuneo, anticipato in extremis da Degola. Politi giganteggia su Carparelli, poi qui scivola però Cuneo. Potrebbe essere un'occasione per il contropiede del Bardinetto, che però è lento nell'avvio dell'azione. Permette alla Sanremese di ripiazzarsi, addirittura statuario nell'anticipo qui Torres Forgione, poi costretto a buttare questo pallone in rimessa laterale. Ma comunque Sanremese che è presente sia a livello tattico sia a livello mentale, e forse questo è l'aspetto più importante. Allontana ancora senza particolari problemi la difesa biancoazzurra. Prova l'imbucata Niki Forel, che subisce anche un calcione. Tutto regolare per l'arbitro, calcio d'angolo a favore del Bardinetto, il primo e forse la prima occasione per i saltatori in nero verde di creare qualche grattacapo alla formazione di Gatti. Torres Forgione a disturbare la battuta. Pallone in mezzo, riesce ad anticipare Niki Forel Anfossi. Primo piccolo grattacapo per la difesa della Sanremese quando siamo giunti al 30. Ormai siamo al 39esimo minuto. Ancora un pallone tagliato in mezzo sul secondo palo, esce in due tempi Anfossi, non riesce ad abbrancare impresa. Qualche brivido di troppo in questo finale di primo tempo adesso. Bardinetto che ci prova con l'orgoglio, buca la conclusione il numero 10 Luca Perrone. Sanremese che si salva così, non riesce però a uscire. Sarà calcio di punizione a favore del Bardinetto, che adesso tenterà il forcing per ricucire il distacco, per dimezzare lo svantaggio, per rientrare in una partita che finora ha vissuto da spettatore non pagante. Tanto sembra essere cessata la pioggia sul comunale, speriamo sia una constatazione definitiva. Scongiurato il timore di una sospensione, di un rinvio adesso. Ci si può preoccupare soltanto del gioco. Calcio di punizione per il Bardinetto sul pallone salvatico. Più indietro, attenzione a salvatico, la conclusione in mezzo, la traversa colta da Vona con un colpo di testa insidioso, e il Bardinetto, nonostante la pessima prestazione, conferma di essere una squadra che può diventare pericolosa in qualsiasi momento del match, su qualsiasi pallone vagante o occasione, per far sì che il pronostico poc'anzi espresso dal nostro Ormea diventi realtà. Bisognerà evitare proprio queste disattenzioni difensive e cercare di continuare a condurre una partita con grande personalità, come è fatto finora peraltro Berteina. Costa Magna temporeggia, lo fa per consentire i soccorsi a Fabio Nanna, che è rimasto a terra. 43esimo minuto del primo tempo, Sanremese 2 Bardinetto 0. Le reti di Cuneo, di Berteina scusate, e di Politi, propiziate però da un Cuneo d'alto livello. Può procedere al rinvio Anfossi, calcia lungo, Niki Forel in anticipo con la testa,
pallone che scorre rimessa laterale, non ha interesse ovviamente la Sanremese ad alzare i ritmi, cercherà di condurre in porto questo primo tempo col vantaggio di due reti. Berteina, manca l'aggancio, prova allora Sansalone a rilanciare l'azione dei suoi, viene sgambettato Carparelli da Politi, calcio di punizione sulla tre quarti. Sul pallone, come sempre, Torrengo e Salvatico. Ristorante Vecchio Frantoio a Badalucco, Bar Trieste di Ciuffo d'Oro, cordialità e simpatia. Impresa di servizi GGM, per pulire davvero, via Zeffiro Massa 226. Edicola Fratelli Ormea, libreria edicola, tabletteria informatica in via Dante 7 a Sanremo. Parte la traiettoria insidiosa deviata da un giocatore della Sanremese, viene abbrancata però senza particolari problemi da Anfossi. Due minuti di recupero, due minuti dunque da gestire in questo finale di primo tempo per la Sanremese. L'aggancio di Cuneo anticipato però da Torrengo, che poi però non riesce a servire in maniera pulita Carparelli, che è costretto a concedere la rimessa laterale. Politi per Cuneo, addomestica bene il pallone, poi è Teti a cercare di temporeggiare su questo pallone. Ancora Politi sull'out di destra per Teti, Teti fa scorrere per Scaburri, Scaburri ancora per Teti, idea sofisticata che non va in porto. Rimessa lunga, Politi in anticipo, spizza Scaburri, cerca di servire Cuneo che però viene anticipato, rilancia Perrone ma ancora Sanremese in possesso, che però spreca questa opportunità di impostazione. Un minuto al termine di questo primo tempo. Bardineto che prova a lanciare lungo in avanti, fa buona guardia Piccolo, leggerezza in disimpegno, ha una seconda opportunità ancora Piccolo, stavolta ancora una volta non riesce a servire Torres Forgione, allora Bardineto che ci prova con Cassullo in mezzo, anticipato ancora una volta provvidenzialmente da Politi, poi la conclusione da lontanissimo di Salvatico col sinistro, non impensierisce Anfossi. Nessun problema per la difesa sanremese, che adesso discute su questi ultimi due disimpegni non propriamente precisi. Difesa che comunque si è salvata. Ora Sanremese in attesa soltanto del duplice fischio di fine primo tempo. Un primo tempo condotto dal primo minuto al cospetto di un Bardineto arrendevole e anche confusionario. Sanremese che ha messo in mostra tutta la sua qualità sia nei singoli sia nella struttura di gioco. Ultimo tentativo per la formazione nero-verde, scivola un difensore da Sanremese ma Cuneo provvidenziale ancora una volta si merita la palma di man of the match, almeno per quanto riguarda questa prima frazione, con questa chiusura in calcio d'angolo. Vedremo se l'arbitro concederà la battuta. Siamo nel corso del terzo minuto di recupero. Ultimo pericolo, pallone in mezzo, prova a allontanare Cuneo, palla che rimane lì, non riesce Salvatico a indirizzare verso la porta. Dunque finisce questo primo tempo con la Sanremese in vantaggio di due reti. Abbiamo qui in postazione il direttore sportivo della Sanremese Rovere, a cui chiediamo subito un parere su questa prima frazione sulla cui prestazione della Sanremese non possiamo assolutamente dire nulla. Sanremese perfetta in ogni aspetto del gioco. Direi ottima, una squadra quadrata, questi qua non hanno tirato in porta se non al 45esimo, speriamo di vincere, sinceramente siamo più forti. Proprio detto. Direi nette e condivisibili le dichiarazioni del direttore sportivo della Sanremese Rovere. Noi chiudiamo qui per questo primo tempo, appuntamento a fra pochi istanti per la ripresa di Sanremese Bardineto.
Comunale ancora nella bufera per questi secondi 45 minuti di gioco fra Sanremese e Bardineto. Ricordiamo il risultato dei primi 45 minuti: Sanremese 2, Bardineto 0. Si riprende dunque con la Sanremese nella classica tenuta bianco-azzurra che attacca da sinistra verso destra nei vostri teleschermi. Bardineto che sarà costretto a cambiare lo spartito di gioco. Ci prova subito con questo cross da parte di Perrone. Viene sbrogliata la situazione dalla difesa della Sanremese, che poi rilancia avanti lungo per Scaburri, anticipato però molto bene da Degola. Apre sulla destra per Cassullo. Vedremo se il Bardineto sarà in grado di fare la partita, cosa che non gli è riuscita nell'arco degli interi 45 minuti iniziali. Troverà una difficoltà supplementare in questa pioggia che continua, ha ricominciato a cadere copiosa sul comunale di Sanremo, peraltro con un vento fastidioso trasversale che magari non influenzerà più di tanto le traiettorie, ma sicuramente darà maggior fastidio ai giocatori in campo. Rimessa dal fondo, anzi calcio di punizione nel cuore della propria difesa per la Sanremese. Andrà a batterlo col numero 4 Domenico Soscara, autore di un assist pregevole nel primo tempo. Giocatori che fanno la differenza: Soscara, Borgna, Costamagna, Scaburri, la colonna dorsale della Sanremese di questo inizio 2014. Una squadra rivoluzionata dall'arrivo di Fabrizio Gatti nella mentalità, nel gioco, negli uomini anche ovviamente. Pallone buono, lungo per Berteina che cerca il fondo, pallone messo in mezzo, c'è forse una deviazione della difesa nero-verde, è così. Dunque si riprenderà con calcio d'angolo a favore della Sanremese, Sanremese che riprende da dove aveva finito, ovvero in attacco, insidiandosi stabilmente nella metà campo dei Valbormidesi. Alla battuta andrà Teti. Tre uomini in area, Scaburri, Politi e Cuneo. Entra adesso Costamagna, il pallone teso al centro, spizza un difensore del Bardineto ostacolato da un giocatore della Sanremese. Dunque calcio di punizione a favore del Bardineto. Ristorante Vecchio Frantoio a Badalucco, Bar Trieste di Ciuffo d'Oro, cordialità e simpatia. Impresa di servizi GGM per pulire davvero, via Zeffiro Massa 226. Edicola Fratelli Ormea, libreria edicola, tabletteria informatica in via Dante 7 a Sanremo. Cuneo difende molto bene il pallone dall'attacco di Carparelli, poi cerca di mettere pallone sulla profondità per la corsa di Politi che viene anticipato, poi la difesa del Bardineto libera in maniera sì spettacolare ma poco efficace. Dunque rimessa laterale, si prepara la sostituzione, anzi tarda ancora Cordiale, attende probabilmente lo sviluppo di questa azione prima di procedere al cambio. È pronto in panchina però non il numero 14 Ciravegna ma il numero 15 Fiorillo. Dunque poi andremo a vedere cosa cambierà nello scacchiere tattico della formazione savonese. Il cross in mezzo di Politi, pallone toccato da Scaburri per Cuneo, non si perfeziona il triangolo, adesso sì con Politi che serve in mezzo Scaburri, non riesce però ad avventarsi sulla sfera, il numero 9 Matuziano consentendo a Bogliolo dunque di uscire con sicurezza. Lungo rilancio a cercare Vona, disinnescato dalla spizzata di Piccolo che ha consentito ad Anfossi di anticipare. Pallone lungo adesso la Sanremese che sembra aver abbassato il proprio baricentro alla ricerca di una gestione più sicura del vantaggio. Norma del vantaggio. Volano gli improperi da parte della panchina del Bardineto, ma la decisione era giusta. Poi è stato Carparelli a sprecare questo pallone, ma l'applicazione della norma del vantaggio era stata
perfetta. Calcio di punizione dunque per la Sanremese. Costa Magna deve difendersi dall'attacco di Perrone, scarica su Borgna che apre con il sinistro su Torres Forgione, indugia un po' troppo forse con la palla nei piedi, riesce a mantenere in un primo momento il possesso, poi lo perde sul secondo attacco da parte di Nicky Forel, rinviene Forgione fallosamente secondo l'arbitro, non secondo i tifosi presenti qui in tribuna. Qualche discussione anche sulla panchina del Bardineto, non sappiamo quale sia il motivo del contendere, probabilmente il precedente fallo di mano commesso da Teti non sanzionato dall'arbitro col cartellino giallo in un secondo momento dopo l'applicazione della norma di vantaggio. Discussioni di lana caprina, si direbbe. Più importante è seguire questo calcio di punizione per la formazione neroverde dal settore di destra col sinistro, palla tesa in mezzo, esce coi Pugnan Fossi, prova Carparelli ad allungare la traiettoria, pallone ancora in mezzo per Carparelli, c'è il calcio di rigore, questa volta non può nulla la difesa della Sanremese, il fallo è netto. Cerchiamo di individuare il giocatore che ha commesso il fallo, un intervento un po' scomposto su questa incursione di Carparelli, azione piuttosto casuale, un pallone gettato così in avanti che ha trovato l'ingenuità da parte probabilmente o di Piccolo o di Soscara. Ma si prepara la battuta Antonio Vona, capitano del Bardineto, contro Anfossi, può riaprire il match dagli 11 metri, Vona la conclusione centrale, non dà scampo ad Anfossi, riapre il match il Bardineto che adesso sì può preparare il cambio, ma soprattutto può sperare di raddrizzare una partita che per come si erano sviluppati i primi 45 minuti sembrava assolutamente chiusa. Sanremese che non deve lasciarsi intimorire da un gol venuto casualmente su una situazione di gioco rotto che ha premiato il Bardineto. Adesso vedremo se la squadra di Cordiale mostrerà una maggior qualità nella manovra e anche nei singoli, cosa che sicuramente non ha fatto nei primi 50 minuti. Gioco fermo. Politi restituirà probabilmente il pallone agli avversari, anzi no. Costa Magna in mezzo per Scaburri, anticipato dalla difesa del Bardineto, poi Teti con la testa allunga per Cuneo, Cuneo dentro l'area, viene affrontato da due giocatori, stretto in un sandwich, non interviene l'arbitro, probabilmente ha ragione. Qui Cuneo è stato bravo con l'esperienza a cercarsi il calcio di rigore, ma bravi anche i difensori del Bardineto a non eccedere nel metterci il corpo. Adesso Vona arpiona questo pallone, ma splendida la falcata di Costa Magna, poi Cuneo a rimorchio, la conclusione col sinistro, il rinvio sbilenco da parte di Bogliolo che poi consegna il pallone a Bertena che si trova in posizione irregolare, molto dubbia questa situazione di gioco. Calcione intanto non intenzionale, non cattivo, ma comunque falloso e dannoso da parte di Cassullo che ha colpito un giocatore della Sanremese. Entrano ovviamente medici sociali in campo per cercare di capire l'entità del danno. Noi chiamiamo ancora una volta in causa Roberto Olmea,
un Bardineto che ha riaperto il match a sorpresa. Saremese che deve essere brava a non calare l'intensità, a non cambiare lo spartito della gara, perché comunque è stata una situazione casuale. Penso che sia stato un incidente di percorso più che altro. Ad ogni modo sono convinto che possiamo fare ancora degli altri gol, sicuramente ce la possiamo fare. Intanto mister Gatti probabilmente comincia a pensare a qualche cambio, ci sono anche degli screzzi in tribuna. Si scalda il clima qui proprio sotto la nostra postazione, i tifosi al Sanremese si scagliano contro qualcuno sulla panchina del Bardineto, non sappiamo contro chi e per quale motivo, ma l'atmosfera è comunque surriscaldata. Continua a essere fermo il gioco e surriscaldato il clima in tribuna. Esce sorretto da due compagni il giocatore Stata di Cassullo, se non andiamo errati. Noi siamo comunque concentrati su quello che sta succedendo a bordo campo, con cordiale bersagliato dai tifosi della Sanremese. Prova a mettere pace il dirigente accompagnatore, dovrebbe trattarsi del presidente Gianluca Delle Piane addirittura, o di Francesco Barberis. Intanto il gioco riprende con il giocatore del Bardineto accompagnato a bordo campo, si trattava di Nicky Forel, e al suo posto con tutta probabilità entrerà la prossima pausa numero 15 Fiorillo. Ricordiamo che in panchina c'è anche Fabio Santeria, che giocatore sicuramente di qualità, classe 91, centrocampista col vizio del gol, forgiato dalle esperienze in prima categoria con Borghetto e La Eguaglia, probabilmente più tardi arriverà anche il suo momento. Intanto entra Fiorillo in campo, come già abbondantemente annunciato. Costa Magna, pallone in mezzo, scodellato pericolosamente, poi prova la conclusione Scaburris, diventa un assist al centro dell'area per Berteina, che viene probabilmente agganciato ma non in maniera fallosa. Il fallo di mano al limite dell'area, l'arbitro qui non concede la norma del vantaggio, era andato in gol piccolo, sarà calcio di punizione dunque dal limite dell'area. Troppo frettoloso in questa occasione l'arbitro nel segnalare il fallo di mano del difensore del Bardineto. Fatto sta che comunque la Sanremese usufruirà di un piazzato molto pericoloso. Ancora capannello di giocatori intorno all'arbitro, fase di gioco molto spezzettata con ritmi che sono calati. Sicuramente una situazione che va a vantaggio della Sanremese, che deve gestire un vantaggio comunque non più ampio come a fine primo tempo. Ha accorciato le distanze Mona su calcio di rigore, ma Sanremese adesso con Tetti e Cuneo sul pallone all'occasionissima per portarsi sul 3-1. Vedremo quale sarà la soluzione scelta dal numero 10 della Sanremese. Ci sembra proprio Simone Tetti sul punto di battuta con due uomini davanti. Si aprono, pallone morbido in mezzo, era uno schema, poi Cuneo prova la conclusione al volo, non riesce a indirizzare il pallone verso la porta, poi probabilmente una leggera distorsione per Cuneo che rimane a terra. Gioco che continua a essere spezzettato, gioco che continua a essere fermo. Ne approfittiamo per andare a vedere il programma della giornata odierna, che vedrà l'Altarese, l'altra capolista insieme al Bardineto, giocare contro l'Anolese, un Anolese che in classifica ha 35 punti, a 2 punti dalla zona playoff, dunque potrebbe essere l'ultimo treno per la formazione biancorossa, mentre l'Altarese è chiaramente chiamata alla vittoria, non c'è alternativa per una squadra prima in classifica in coabitazione.
È ripreso il gioco. Cassullo lungo a cercare Vona. Senza problemi Piccola, lontana con la testa. Bardinetto che scodella ancora in avanti. Il ripiegamento difensivo sembra addirittura Scaburri. Cuneo lotta come un leone, viene anticipato dalla difesa, guadagna comunque una rimessa laterale della quale si incaricherà Politi. Costamagna, capitano della Sanremese, invita all'ordine, invita alla calma i suoi compagni. Classe 82, Paolo Costamagna, giocatore di esperienza infinita. Pallone profondo di Borgna per Berteina, non si perfeziona però la ricerca della profondità. Allora Berteina che lotta a centrocampo, ancora la ricerca del pallone. Cassullo interviene in maniera scomposta, non cattiva, guadagna il calcio di punizione Berteina. 19 minuti di gioco, Sanremese 2 Bardinetto 1. Costamagna s'avvede tardi del pallone, poi cerca l'imbeccata in profondità per Scaburri che gli era venuto incontro. Misunderstand fra i due. E Bogliolo che può procedere al rinvio. Torres Forgione, lancio lungo, è buona la posizione di Cuneo che tocca con la testa a favore di Scaburri, è costretto a uscire Bogliolo coi piedi dall'area. Intervento poi falloso di Politi su Carparelli che è salito un po' di tono in questo secondo tempo. Calcio di punizione per il Bardinetto nella metà campo della Sanremese. Si incarica della battuta Salvatico come in ogni occasione. Salvatico cercherà la soluzione lunga, profonda sul secondo palo. Palla pericolosa in aria, allontana ancora una volta Piccolo. Poi Teti fa scorrere per Berteina. Parte il contropiede della Sanremese, 4 contro 4. Berteina sulla sinistra nell'1 contro 1. Aggira il suo diretto avversario, poi viene messo giù. C'è il calcio di punizione per il fallo commesso dal numero 11 Fabio Nan, che era già stato ammonito. Vedremo se effettivamente il giallo, attenzione, per Berteina, quindi arbitro che si è trovato di fronte a un bivio, o il secondo giallo per Fabio Nan o l'ammonizione per simulazione per Berteina. Ha optato per questa seconda soluzione, dunque Bardinetto che si salva in questa occasione. È un episodio dubbio, sicuramente Berteina ha cercato il contatto, si è lasciato un po' andare, ma il contatto sembrava esserci stato soprattutto nella fase iniziale della sua percussione. Carparelli prova ad allungare, pasticcio della difesa della Sanremese che si salva però con Soscara che alza un campanile sul quale interviene Anfossi. Rilancio lungo di Anfossi a cercare Scaburri, mette giù il pallone, lo lascia a Teti, non ci arriva Politi. Sanremese che ha perso l'intensità del primo tempo a fronte di un Bardinetto che non sta facendo nulla di eccezionale, anzi ha trovato sì il gol ma su una situazione assolutamente casuale, come abbiamo già avuto modo di dire. Ora Scaburri a caccia di questo pallone profondo, difeso da Fiorillo che poi è costretto a regalare il calcio d'angolo. Gatti dà indicazione ai suoi, chiama l'attenzione di Simone Teti per la battuta di questo calcio di punizione che, se non abbiamo capito male, dovrà essere battuto con il sinistro a rientrare sul secondo palo. Vedremo se sarà questa la soluzione. Proprio così, pallone però troppo lungo, non rientra, pallone ancora vivo per la Sanremese. Attenzione al break operato da Torrengo, lungo per Vona. Carparelli ancora a cercare la profondità, buono l'anticipo di Piccolo che sbroglia la situazione e scarica ancora per Costamagna, pronto a riavviare l'azione. Temporeggia forse un po' troppo su questo pallone Costamagna, permettendo il recupero a Luca Perrone che guadagna il calcio di punizione a favore dei suoi. Tanto Perrone è rimasto colpito in questa azione di gioco, Carparelli invece si sta solo allacciando gli scarpini.
Perrone ha comunicato alla sua panchina l'intenzione di voler lasciare il campo per l'infortunio patito. Vedremo se Cordiale opererà il cambio immediatamente. Si va a scaldare un giocatore dalla panchina. Appena svestirà la tuta vi diremo di chi si tratta, probabilmente proprio Fabio Santelia. Rilancio lungo di Anfossi, gli ritorna il pallone un difensore del Bardineto. Partita che non vive più dei ritmi buoni del primo tempo, ma di fiammate sporadiche come quella che ha permesso al Bardineto di accorciare le distanze. Sanremese che adesso deve cercare di non adagiarsi, un po' per il valore dell'avversario, un po' per le condizioni del campo. Il pericolo è dietro l'angolo, non può certamente gestire il 2-1 fino al termine. Intanto finisce a terra Berteina, anche lui costretto alla sostituzione. Dunque Fabio Gatti opera il primo cambio, a entrare in campo sarà con il numero 14, se non andiamo errato, Paolo Correnti. Adesso vedremo se sarà proprio questa la scelta definitiva. Anche il Bardineto opera la sua sostituzione quando siamo giunti al 24esimo della ripresa. Al posto di Perrone entra in campo col numero 16 proprio Fabio Santelia. Al posto di Berteina confermiamo l'ingresso di Correnti. Problema muscolare probabilmente per Berteina, che lascia il campo fra gli applausi della tifoseria bianco-azzurra. Oggi è encomiabile per l'incitamento sia a livello sonoro sia a livello di colori che ha offerto alla propria squadra. Intanto Scaburri si avventa su un pallone vagante, se lo allarga sulla destra, lo mantiene comunque in campo nell'uno contro uno contro Torrengo. Cerca lo scarico per Cuneo che viene anticipato. La rimessa laterale sarà comunque a favore del Bardineto. Dunque Bardineto che potrà riavviare l'azione seppure da una zona scomoda di campo. Politi, Borgna lungo, ancora il pallone di Borgna a cercare Scaburri. Scaburri si libera con un sombrero del diretto marcatore. Scaburri contro due uomini, difende questo pallone dall'attacco di Torrengo. Ancora Scaburri, Scaburri nei pressi della bandiera del corner. Pallone che esce, guadagna la rimessa laterale, forse il massimo ottenibile in quella situazione. Calcio d'angolo, anzi rimessa laterale, rettifica la decisione l'arbitro. Pallone allontanato, poi batti e ribatti sulla tre quarti. Alla fine Soscara con la testa a rilanciare l'azione di Costamagna, salvatico, regala il pallone a Politi che finalmente lo addomestica a terra. Teti in profondità per Cuneo, buca la difesa del Bardineto, pallone però troppo lungo e preda di Bogliolo che rilancia l'azione subito sulla destra a favore di Cassullo. Bardineto che sta salendo di tono quantomeno a livello di velocità d'azione, di pensiero soprattutto nell'avvio dell'azione. Un Bardineto che in maniera molto sorniona a inizio stagione, proprio con mister Fabio Cordiale, aveva annunciato l'obiettivo di mantenere la categoria, a fronte però di una campagna acquisti assolutamente stupefacente per una matricola. Attenzione, Cassullo dentro per Carparelli, prova a girarsi, difende molto bene la posizione Politi e rilancia. Sta abbassando troppo il baricentro a Sanremese in questa fase, soprattutto in queste categorie in cui viene a mancare il supporto degli assistenti di linea. Può essere un pericolo perché tanti fuorigioco, tante situazioni al limite possono andare a favore o a sfavore della squadra che attacca. Nel caso vadano a favore, ovviamente ci si trova con delle praterie spalancate verso la porta, quindi Sanremese che non deve permettersi il lusso di abbassare troppo il proprio baricentro, pena queste situazioni al limite di rischio, che in una situazione con punteggio
così stretto possono risultare decisive. Pallone profondo per Scaburri, che però non trova il pallone. Il rilancio lungo del Bardineto con Cassullo, che non trova nessun compagno. Ovviamente Sanremese, che non ha alcun interesse ad aumentare i ritmi. Cronometro che continua a correre. 28esimo minuto. Sanremese 2, Bardineto 1. 17 minuti al termine, più recupero, che sarà particolarmente corposo visto le tante interruzioni, soprattutto per infortunio, avute in questo secondo tempo. Calcio di punizione, anzi rimessa laterale battuta da Cassullo, che poi cerca un esterno destro centrale per Vona, anticipato a centrocampo. Sanremese che indugia troppo nel difendere questi palloni piuttosto che cercare lo scarico immediato per un compagno all'indietro. Soluzione che in questo caso ha fruttato un calcio di punizione importante, ma che in tante altre non ha permesso ai biancoazzurri di liberare e alzare la propria linea. Bardineto che ancora spedisce lungo. Ne approfittiamo ancora per fare il punto della situazione con Ormea. Sanremese che sembrava nel secondo tempo poter legittimare il vantaggio, invece sta soffrendo un pochino. Sembra che si stiano un po' addormentando, onestamente. Io comunque ho fiducia, però vedo che sono un po' troppo timorosi. Dovrebbero giocare un po' più avanti, secondo me. Stanno giocando un po' troppo arretrato. Grazie. Vedremo se la situazione sarà correggibile e corretta da Fabrizio Gatti solo tramite qualche indicazione dalla panchina, o se sarà necessario magari qualche cambio che possa variare gli equilibri a livello tattico. Si sta preparando a entrare in campo Petruzziello, che potrebbe dare quella scintilla, quella spinta, quella velocità, quella freschezza che sta un po' mancando in Cuneo e Berteina, che è uscito poco fa appunto vittima di un infortunio muscolare. Due giocatori, Bertain e Cuneo, che sulle fasce hanno fatto il bello e il cattivo tempo, più il cattivo tempo vista la situazione ambientale questa sera. Attenzione a questo pallone dentro per Scaburri, si gira molto bene, il pallone in mezzo per Cuneo, che viene però contratto dalla difesa del Bardineto. Sanremese che si riaffaccia in avanti dopo una lunga fase interlocutoria. Sarà Teti a battere questo calcio d'angolo, e Petruzziello intanto pronto all'ingresso in campo. Vedremo chi sarà a lasciare il campo, probabilmente Cuneo. Facciamo questa previsione sulla base prettamente di un'analisi di dispendio energetico. Palla per Scaburri, il diagonale troppo debole per impensierire Bogliolo, che infatti si distende con grande calma. Branca impresa, rilancia l'azione dei suoi. Cassullo però non controlla bene questo pallone, permettendo l'intercetto e il break ai giocatori della Sanremese. Tanti gli errori, non chiaramente dovuti a lacune tecniche quanto alle condizioni del campo. Sostituzione finalmente accordata dall'arbitro. A lasciare il campo sarà Teti, al suo posto Petruzziello. Dunque più dinamismo sul reparto della tre quarti sanremese. Petruzziello un po' l'impact player della Sanremese, spesso chiamato in causa a partita in corso, ha risolto la situazione a favore della formazione bianco-azzurra allenata da Fabrizio Gatti. Applausi per Simone Teti, che è stato autore di una prestazione molto generosa, molto al servizio della squadra. Non ha inciso magari a livello di conclusioni, a livello di realizzazioni, ma ha fatto un lavoro oscuro, un lavoro sporco anche in fase difensiva. Tanto pallone lungo che sfila verso Anfossi, attaccato da Vona, ma nessun problema per il portiere della Sanremese, che può procedere al rinvio lungo. Gatti chiama la calma il giovane estremo difensore, che procede alla fine col lancio lungo. Borgna allunga, Scaburri cerca il sombrero su Fiorillo, una giocata un po' troppo elaborata in questa fase del match in cui invece serve molta concretezza. Costamagna
la profondità cercata ancora per Scaburri. Pallone largo sulla sinistra proprio per il neo entrato Petruzziello. Petruzziello se l'allunga ancora sul lato corto dell'area, al diagonale col sinistro, con i pugni Bogliolo allontana la minaccia. Ora cerca il contropiede con questo lancio lungo il Bardineto, ma la Sanremese ancora a gestire il pallone. Ancora con Petruzziello all'indietro per Correnti, poi l'intercetto di Politi che apre per Torres Forgione. Tanto una indicazione tattica da parte di Cordiale, chiamato, se non andiamo errati, Sant'Elia a occupare il ruolo di seconda punta al fianco di Vona. Ma attenzione ancora alla Sanremese con Scaburri. Scaburri supera in bello stile l'avversario, prova la conclusione, sbilanciato, murata dalla difesa del Bardineto. Ancora Scaburri che cerca l'intervento in scivolata, causa l'errore del difensore del Bardineto, conquista la rimessa laterale con grande generosità. Dicevamo, probabilmente Cordiale ha chiamato il 4-4-2 se non andiamo errati, con Carparelli esterno a sinistra. Vedremo se sarà questa la soluzione. Intanto Cuneo si porta avanti il pallone proprio nei confronti di Carparelli, se lo trascina però sul fondo. Poi c'era stata la conclusione facile per Scaburri, ma il gioco era fermo. Calcio di punizione a favore del Bardineto. Ovviamente adesso comincia a essere un po' ossessiva la ricerca del cronometro. Fatto sta che mancano 11 minuti al termine più recupero. La Sanremese ancora in vantaggio per 2-1 sul Bardineto. Il rilancio lungo di Bogliolo e preda però di Borgna, che scarica su Petruzziello. Poi il lancio lungo sulla sinistra per Cuneo, che ha il problema di girarsi, lo risolve appoggiando all'indietro per Correnti, che cerca la giocata di prima col sinistro, non si avvede del rimbalzo maligno del pallone, colpisce molto male. Rimessa laterale per il Bardineto, che comunque vede ancora una volta il ritmo spezzato. Il rilancio lungo di Degola, cercare ancora una volta Vona, in affanno Politi, salvatico. L'intervento pulito da parte di Costamagna è sanzionato dall'arbitro. Decisione discutibile che offre al Bardineto un'occasione particolarmente ghiotta. Intanto l'arbitro si avvicina alla panchina della Sanremese con l'intenzione di redarguire un giocatore. Ancora una volta vai fuori. Questo è il contenuto del messaggio, mentre il gioco riprende senza alcuna autorizzazione. Mister Fabrizio Gatti va a spiegare il comportamento della sua panchina all'arbitro. Tutto chiarito, nessuna conseguenza e calcio di punizione per il Bardineto con Torrengo. Tutto il Bardineto riversato in area. Chiama Gatti, chiama anche Costamagna a difendere. Solo Scaburri e Cuneo fuori, gli altri tutti in the box a ricevere questo pallone alto, teso, problematico per Torres Forgione, che con la testa deve mettere in calcio d'angolo, non ha altre soluzioni. Soffre in questo frangente la Sanremese. Abbiamo visto molto spesso in questa categoria palloni lunghi, soprattutto su campi di questo genere, trasformarsi in occasioni da gol in maniera improvvisa. Chiama in area Leonardo Cassullo. Cordiale vuole Cassullo in area, ci entra adesso, pallone teso, Anfossi disturbato, l'arbitro lascia correre, fortuna per la Sanremese che il pallone sia uscito. Poi ancora un pallone in mezzo spizzato, Vona non riesce ad arpionare questo pallone in mezzo all'area con l'arbitro che aveva concesso di proseguire l'azione. Situazione di estremo pericolo, 9 dal termine, 8 adesso. Anfossi al rinvio lungo, Sanremese che sta soffrendo più del dovuto. Costamagna cerca Petruzziello. Correnti sovrastato
fallosamente. Respira la Sanremese con questo calcio di punizione nel cerchio di centrocampo. Crampi per molti giocatori, fra cui, se non andiamo errato, proprio Sanni Politi. Si incaricherà della battuta a Soscara. Pallone lungo in profondità, a cercare come sempre Scaburri, anticipato dalla difesa. Correnti, pallone ancora alto, lascia scorrere Petruzziello, poi Scaburri, doppio dribbling, la conclusione straordinaria giocata del numero 9 della Sanremese, che chiude il conti 3-1 quando mancano 7 minuti alla fine. Ma il merito è tutto di Hermes Scaburri, che si inventa una giocata d'applausi, elude l'intervento dei due difensori, poi col piattone destro con grande lucidità infila il 3-1 che chiude la partita, chiude il discorso. Sanremese che può considerarsi quasi ufficialmente, quasi definitivamente a meno 3 dalla vetta per una sera giocata ad alta classe da parte di Hermes Scaburri. Da vedere, da rivedere la maniera nella quale ha eluso due difensori, andando poi alla conclusione col piattone. Ovviamente spicchio di tribuna occupato dai tifosi della Sanremese, che è letteralmente esploso. Adesso inneggiano anche ai tifosi dell'Imperia. Apoteosi completa, ma Sanremese che non deve abbassare la guardia. Petruzziello, sventagliata lunga, profonda, ancora per Scaburri, che non ci arriva per un soffio. Salvatico, Salvatico affrontato in maniera regolare in un primo momento, poi fallosamente da Borgna in un secondo. Calcio di punizione legittimo a favore del Bardineto, che ora dovrà giocarsi tutto per tutto. Ciravegna, largo per Cassullo, cross in mezzo allontanato da Torres Forgione, ancora Cassullo, ancora Torres Forgione, poi guadagna la rimessa laterale, ancora Torres. Tifosi della Sanremese che adesso stanno dando fondo alle proprie riserve di fumogeni, rendendo incandescente il finale di partita. Ristorante Vecchio Frantoio a Badalucco, Bar Trieste di Ciuffo d'Oro, cordialità e simpatia. Impresa di servizi GGM per fruire davvero di Zeffiro Massa 226. Edicola Fratelli Ormea, libreria edicola, tarletteria informatica in via Dante 7 a Sanremo. Tanto Sanremese che rilancia ancora lungo a favore di Scaburri, pallone che è uscito. Al di là del meteo inclemente, anche i fumogeni a rendere particolare l'atmosfera questa sera al comunale di Sanremo. Tornato caldo come in occasione di match di altra levatura e di altra categoria. Merito di una tifoseria presente anche stasera, nonostante il meteo, nonostante l'orario insolito, l'anticipo che ha richiamato comunque un buon pubblico sugli spalti del comunale. Siamo intorno al centinaio di unità. Pallone lungo che non può essere addomesticato da Cuneo, che peraltro si trovava in posizione di offside, dunque calcio di punizione a favore del Bardineto, che adesso si riversa interamente nell'area della Sanremese. Pallone corto per Torrengo, che lo porta avanti a larghe falcate. Palla dentro per Carparelli, che però non riesce a rinvenire sul pallone. Petruzziello all'indietro per Correnti. Correnti spazza via, e questa volta senza tanti complimenti, e fa bene. Ancora il Bardineto, prova l'ultimo colpo di reni. 3 minuti alla fine, 3 minuti più recupero per la Sanremese. Si sta concretizzando il sogno di attaccare un secondo posto che sembrava impensabile a inizio campionato, con legittime ambizioni, speranze e sogni di agguantare anche il primo, occupato dall'Altarese, domani impegnata contro l'Anolese.
cross in mezzo allontanato da Costamagna e poi da Borgna. Può partire il contropiede, Scaburri però viene incontro al pallone che viene scaraventato in profondità. Bardineto che non ci crede più, Bardineto che non ne ha più. Anche Cordiale si è seduto sulla panchina per la prima volta dall'inizio della partita. Chiaro segnale, chiaro sintomo di una certa rendevolezza. Inevitabile anche per quello che si è visto in campo, una Sanremese superiore sotto ogni profilo, tattico, motivazionale, tecnico e non ultimo ovviamente realizzativo, con il supporto di una tifoseria che ha dimostrato ampiamente di valere anch'essa altri palcoscenici. Chissà che a fine stagione, attraverso, perché no, un accordo, una fusione. Intanto pallone lungo per Cuneo che viene anticipato dal portiere. Rimessa dal fondo, sì, il portiere del Bardinetto Vogliolo si era preoccupato per l'eventuale assegnazione di un rigore, ma l'arbitro aveva indicato semplicemente la rimessa dal fondo. Dicevamo, chissà che quest'estate, attraverso qualche fusione, qualche collaborazione, chiamiamola come vogliamo, anche il calcio sanremese possa tornare a respirare un livello più consono a quello che è la sua tradizione e il suo blasone, con tutto il rispetto ovviamente per squadre come Bardinetto e le altre che vanno a comporre una seconda categoria. Che quest'anno si sta dimostrando molto molto combattuta, merito senz'altro delle valbormidesi Bardinetto Altarese, che stanno conducendo il campionato con pieno merito. Un po' meno questa sera ci verrebbe da dire il Bardinetto, visto quello che abbiamo visto in campo in questa partita. Comunque ancora Sanremese con Cuneo, inesauribile sull'out di sinistra. Cuneo, pallone in mezzo per Petruzziello, anticipato da Torrengo che chiude molto bene la diagonale. Poi Costamagna conquista ancora la rimessa laterale. Ci avviciniamo all'assegnazione dei minuti di recupero, countdown all'esultanza finale dei tifosi della Sanremese. Ancora in avanti biancoazzurri, il cross in mezzo per Petruzziello, ancora anticipato da Torrengo, sul quale interviene proprio in maniera scomposta Petruzziello, che regala il calcio di punizione. A questo punto però tutte interruzioni che fanno il gioco della Sanremese. Scaduto il tempo regolamentare, ormai questione di secondi, quindi possono dormire sonni tranquilli i tifosi anche qui intorno alla postazione, che ci chiedono ragguagli sul minutaggio della partita. Bogliolo recupera il pallone sul fondo, deve rimetterlo in gioco in maniera veloce se non vuole chiudere la partita con un possesso sterile. Cassullo, profondo lungo per Vona, anticipato da Anfossi. In ombra tutto il Bardinetto, anche i giocatori della fase offensiva, della zona offensiva, come Vona che aveva iniziato molto bene la ripresa, poi si è spento. Rigore a parte, non ha creato grattacapi alla difesa della Sanremese. Ancora buono l'intervento di Borgna assieme a Costamagna, e Bardinetto che non riesce a prodursi in azioni di pericolosità neanche nel finale. Attendiamo la segnalazione del recupero, non ci sembra sia stata ancora data, questione veramente di secondi. Anfossi lungo, Torrengo allontana di testa, respinge dall'altra parte la Sanremese con Correnti. Petruzziello cerca di fare tutto da solo, viene però affrontato molto bene ancora da Torrengo, uno degli ultimi a mollare. Il suo lancio lungo però è preda di Anfossi. Anfossi si prende tutto il tempo per effettuare questo rinvio e fa bene. A centrocampo trova Scaburri che apre illuminando la corsia di sinistra, dove si esibisce ancora una volta Cuneo. Cuneo mantiene il possesso, temporeggia sull'out, poi prova il cross in mezzo, cerca la deviazione, la trova, sarà calcio d'angolo per la Sanremese. Ora ovviamente latita l'autore della battuta,
ce l'hanno voglia. Ecco il recupero segnato. 4 minuti di recupero. 4 minuti di recupero assegnati proprio in questo istante dall'arbitro. Un recupero congruo, visti anche gli infortuni occorsi soprattutto nella prima parte del secondo tempo a diversi giocatori in campo, sia da una parte sia dall'altra. Tutta l'esperienza dei giocatori della Sanremese che sembravano procedere alla rimessa laterale, poi ovviamente l'arbitro rettifica angolo e allora si perde ancora qualche secondo. Ne sono già trascorsi 30 dall'assegnazione del recupero. Costamagna. Interviene l'arbitro, intanto viene ammonito Costamagna che trova un'ammonizione che gli costa la squalifica per il prossimo turno di campionato. Ovviamente lo diciamo con tutte le ironie del caso, speriamo che Costamagna si fosse già trovato un impegno per la prossima domenica, in modo che questa diffida, questa squalifica possa risultare ininfluente. Intanto Gatti opera anche il terzo cambio, sta per entrare in campo col numero 18 De Mare. A lasciargli il posto sarà Torres Forgione, autore di una prova generosissima sull'out di sinistra. Ovviamente il giocatore più lontano, 60 metri da percorrere per lui, e altri secondi che vengono mangiati al cronometro. Adesso ovviamente Torres Forgione dal 5 a chiunque passi di lì, qualcuno gli lancia anche un parastinco, insomma si fa accademia, si fa tutto ciò che è necessario per rosicchiare secondi a un cronometro che ora segna 1,5 dalla fine. Tifosi della Sanremese che cominciano ad attendere il triplice fischio intonando i loro cori. Lancio lungo in profondità. Ancora il Bardinetto che prova l'ultima folata offensiva, addirittura adesso il numero 15 Fiorillo cerca di rifugiarsi dalle parti di Bogliolo, perdendo un possesso palla sanguinoso con la Sanremese che ora ha la porta spalancata verso il 4-1. Scaburri cerca di fare tutto da solo, viene affrontato fallosamente, l'arbitro ravvisa un fallo da parte di Scaburri che ci risulta alquanto misterioso. Poco importa, però la Sanremese sta veleggiando verso la sua 8ª vittoria nel 2014, imbattuta ancora dopo 10 partite. La cura Gatti ha funzionato. Tanto Vona, lo seguiamo in questo ultimo attacco disperato al fortino della Sanremese. Vona si scontra con Costamagna, nessun problema però fra i due che sportivamente si sincerano delle condizioni di salute. Politi, pallone lungo per Scaburri in evidente posizione di offside. Il tempo comunque scorre, tanto l'ammonizione per Scaburri che allontana il pallone, questo è evitabile, francamente evitabile. In ogni caso quello che conta è il 3-1 col quale si sta per concludere questo big match, l'anticipo della 25esima giornata del campionato di seconda categoria fra Sanremese e Bardinetto. La squadra terza, la Sanremese e il Bardinetto capolista, sono affrontate in una partita su un campo ai limiti della praticabilità, ma che comunque ha retto alla burrasca che ha imperversato su Sanremo per tutta la giornata di oggi. Ora veramente l'ultimo sforzo per la Sanremese contro un Bardinetto che non ne ha più. L'arbitro controlla il cronometro, lascia comunque giocare. Pallone messo in mezzo all'indietro, c'è Carparelli che toglie il pallone dai piedi di Degola e ora può partire Scaburri da solo, 2 contro 1. Scaburri per Costamagna, Costamagna ancora per Scaburri, si allontana il pallone, svanisce, sfuma l'occasione del 4-1 per il momento, ma c'è ancora Scaburri, Costamagna apre sulla destra per Correnti, il sinistro che finisce nell'angolino. 4-1, trionfo completo per la Sanremese, tifosi in delirio, e l'arbitro fischia contestualmente la fine di questo match che infrange le ambizioni del Bardinetto e rilancia quelle della Sanremese. Una Sanremese che per una notte è a meno 3 dalla vetta, al secondo posto, al terzo posto in classifica. Una Sanremese che ha dimostrato tutta la sua superiorità. Ho sbagliato di poco, puntavo sul 4-0, 4-1 va bene, dai. Un ottimismo premiato dunque quello del nostro ospite Roberto Romeva, che ringraziamo per la compagnia e per
il commento in questa serata del Comunale di Sanremo. Dunque, ribadiamo al finale, Sanremese batte Bardineto per 4-1, una prova maiuscola, un risultato mai in discussione. La squadra di Fabrizio Gatti adesso diventa una seria pretendente non solo per la vittoria nei playoff, ma anche per la promozione diretta. Da Gerson Maceri è tutto, con le immagini dei tifosi della Sanremese a festeggiare i giocatori, noi ci salutiamo. Buona serata a tutti gli amici di Gol TV e l'appuntamento ogni giovedì con Sport TV alle ore 20:55.